felice di avere una famiglia straniera, la prima famiglia straniera nella storia di Via Berneri. Metà gennaio, io sono a una partita della Reggiana, Reggiana Pescara, con accredito. Mi arriva la comandata e mia moglie dice: beh, gli albanesi, vanno già via. Dico: cosa sarà successo? Vado là e mi dice: ma c'è ancora cattivo odore di animali. Bene. Poi esce male l'acqua. Cosa faccio? Torno la sera ad affrontare a brutto muso, non Miss Albania, ma l'altra Miss. Miss prende in giro. E detto: no, ma guarda che non è vero se ti ha detto così, perché loro vanno via perché hanno comprato. Ma va bene, te vado a dire. Poi parlo con lui e mi dice: in effetti è così, ma sai, stavo lavorando. Ah, certo. Quando vi parlo della cultura della bugia, ma penso, dicevo: va bene, 6 mesi. Poi passa un mese, dico: guardate, vi giro, mister, giro il numero di gente che viene a vedere, vuol venire a vedere la casa. No, ma il mio numero non darlo, la mia mail non darla, ci sentiamo? No, ci sentiamo nulla. Cioè, gente ha diritto, tu hai firmato un contratto in cui scrivi che una volta alla settimana, il sabato, ti impegni a far vedere l'appartamento. Non lo stai facendo, ti dovrei chiedere i danni. Va bene. Poi succede che vado là ogni tanto, a qualcosa da fastidio a Miss, e allora mi minaccia con un bastone, poi, ma non si capisce perché. Poi dice: ma qualche mese fa mi ha detto: ma ti sei presentato alla mia porta in mutande. Io non mi ricordo se sicuramente erano lunghe, cioè comunque copre, può darsi magari, ma non lo so. Se era quello, me lo dicevi 3 mesi fa, non 3 mesi dopo. No, è che dice: ma vieni qua a spiare. A spiare? Stai scherzando? Cioè, è casa mia. Non è che ho fatto, cioè, ho una roba, ho speso un patrimonio. Tra l'altro, poi abbiamo sistemato anche il climatizzatore. No, cioè, ho speso un patrimonio, se permetti. Ma scusami, ma io in casa vostra. Tra l'altro, la cosa divertente è questa, che non ho ancora mai evidenziato. Essi, sapete cosa fanno? Lasciano, dunque, sono le 7:16, sto pensando, allora, una è la gelateria Dulce, ma a Reggio c'è un'altra cosa che fa il gelato all'alba dall'altra parte della città. Allora dico: ma scusate, ma mi prendete in giro? E niente. A, sto aspettando che se ne vadano. B, chissà quando succederà. C, si sono allenati. Ah, ecco, poi mi ha.